Ciao a tutti amici della Sound Tech World, benvenuti in questo video vlog recensione. Non vi parlo e non vi annoierò con specifiche tecniche riguardo a questo nuovo prodotto che oggi ho intenzione di recensire. Parliamo della dashcam di casa Aukey, parliamo della DRH2. Intanto mi scuso con l'ufficio stampa di Aukey per il ritardo che ho avuto a recensire questo prodotto, perché ragazzi ce l'ho in mano da circa un mese e non l'ho ancora recensito. Praticamente alla fine del video, mi raccomando ragazzi, state sintonizzati o evitate di skippare subito alla fine del video, dove praticamente farò vedere un video sample di questa dashcam, la DRH2. Praticamente farò vedere la zona di Garibaldi, la zona isola di Milano, per intenderci la zona dove fa i video praticamente Andrea Galeazzi, per intenderci il mitico Andrea Galeazzi. E praticamente questa dashcam ha ripreso di circa 30 minuti. Sicuramente taglierò, perché vabbè, tanto poi la qualità video si vede. E devo dire che mi sono trovato davvero molto molto bene. Ma adesso passiamo a parlare un po' di specifiche tecniche, ma prima ve la faccio vedere nella parte frontale e vi parlo anche dopo di cosa troverete all'interno della confezione. Dietro vedete che c'è questa sorta di adesivo della 3M. E qui l'ingresso per la schedina nella parte, diciamo, laterale. Davanti abbiamo i comandi che vi ho già fatto vedere, e qui davanti c'è la telecamera. Una volta che poi voi l'andrete a applicare, questa poi si gira in maniera molto semplice senza nessun tipo di problema, come potete vedere. Quindi devo dire molto interessante. Parliamo un attimino, come vi dicevo, di specifiche tecniche, poi andiamo a vedere un attimo l'unboxing di quello che troverete all'interno della confezione. Abbiamo la possibilità di una lente grandangolare da 170 gradi, foto che vengono fatte a 14 megapixel con una diciamo interlacciatura dei pixel reali a 12 megapixel, sensore in 16 noni, scusate. Video che vengono girati in full HD a 30 frame per secondo, quindi 1920x1080. Abbiamo poi la possibilità di inserire una scheda, anzi l'obbligo di inserire una scheda da 32 giga che inserirete qui. E poi abbiamo la possibilità anche di un'uscita per quanto riguarda una televisione, quindi se avrete per esempio un display da mettere all'interno della macchina potrete anche vedere quello che la dashcam registra. Non so quanto possa servire, ma tant'è. Nella parte frontale, vi ripeto, abbiamo diversi comandi, ma andiamo a parlare subito di quello che c'è all'interno della confezione. Dopo, se mi viene in mente qualcosa, ve lo ridico riguardo a questa dashcam che ho provato e che vedete già collegata all'adattatore per l'accendisigari. All'interno della confezione troviamo questo cavone gigante che serve per collegarla direttamente alla presa della batteria della vostra macchina. Insomma, cosa serve? Serve per non avere cavi che vanno dalla dashcam all'ingresso per l'accendisigari, perché volendo uno la può collegare anche con l'accendisigari e quando accende la macchina lei inizia a fare le foto, oppure potete collegarla in maniera tra virgolette pulita con questo cavone gigante che va praticamente a mettersi direttamente nella batteria, anzi nei fusibili della macchina. Vedete che ci sono delle zanche, sono tre zanche più questo connettore giallo. Insomma, io questo non l'ho collegato perché non ho voglia di smontare la macchina per provare un prodotto. Manuale di istruzioni della DRH2, fortunatamente la pagina 37 lo troverete in italiano, ve lo faccio vedere, anzi vi faccio vedere quello che è praticamente la lingua italiana che troverete all'interno. E all'interno troverete anche questo connettore che vedete si va volendo a staccare, vedete, e vi permette di collegare o il cavetto che vi ho detto prima, quello direttamente alla batteria della macchina, oppure questo per l'accendisigari con una porta USB. Questo perché? Perché Aukey dice: sì, vabbè, tu metti dentro l'alimentatore per la dashcam, però dopo come fai a ricaricare il telefono? Bene, lo ricarichi direttamente in questo alimentatore, quindi tra virgolette non perdi la porta dell'accendisigari della macchina, per intenderci. Ma andiamo a vedere un attimo la dashcam più da vicino, perché vedete che qui c'è anche l'ingresso del microfono, scusate, il ricevitore del microfono.
Qui vi dicevo c'è l'adesivo e qua alcuni comandi, per esempio di spegnimento oppure attivazione del microfono, scorrimento dei menu anche se non c'è un display. Ma voi direte, ma come si fa ad accedere a questa dashcam se non ha un display? In realtà c'è un'applicazione che si può scaricare. Il QR code dell'applicazione è disponibile all'interno delle istruzioni e l'applicazione è disponibile sia su ambiente Android che iOS e vi permette di interagire direttamente con la vostra dashcam perché la dashcam avrà un segnale Wi-Fi, quindi vi collegherete sostanzialmente in Wi-Fi direct. E la password è scritta all'interno del fogliettino di istruzione, compresa l'SSID, quindi il nome della rete wireless della dashcam. Praticamente è molto semplice, voi vi collegherete alla rete wifi generata da questa dashcam con la password che troverete all'interno del manuale e una volta fatto questo, quando aprirete l'applicazione avrete modo di vedere in tempo reale quello che registra la dashcam in risoluzione sicuramente minore, per un fattore che se no scatterebbe troppo l'immagine. E poi avete la possibilità di catturare un'istantanea, per esempio, oppure di stoppare la registrazione, avviarla o vedere cosa ha registrato e rivedere i video, che devo dire, quando la si interroga non scattano molto, quindi sono molto veloci da vedere. Io credo di aver detto tutto riguardo a questa dashcam. Ah, non ho detto una cosa, quando accendete la macchina la dashcam parte in automatico a registrare, quindi voi non dovrete dare comandi per farla partire o quant'altro. E se la memoria interna si esaurisce, non c'è problema perché in questo caso la schedina continuerà a sovrascrivere questo. Poi abbiamo funzione di motion detect, ovvero quando riceve un segnale, scusate, quando rileva un movimento si attiva la registrazione e quant'altro. Però secondo me queste sono funzioni che lasciano un po' il tempo che trovano. Niente, dai, io vi lascio al video sample che ho fatto in zona Isola a Milano con questa dashcam. Vi ringrazio, vi invito a iscrivervi al canale, a mettere un like al video e niente, al prossimo video. Ciao da Alessandro Techworld, vi lascio al video sample di questa dashcam di Aoki che trovate su Amazon e metto il link in descrizione. E se cliccate il link, magari aiutate anche il canale un po' a crescere perché mi verrà riconosciuta una piccola percentuale, non mi viene al termine. Ciao ciao!